possono dei vasti campi tornare ad essere dei quartieri di una città? Può essere una masseria in realtà un anfiteatro romano? Può una chiesa che non esiste tornare ad esistere almeno virtualmente? Può una città invisibile come Siponto tornare a essere una città visibile per le informazioni, in parte anche per le sue strutture? È quello che stanno cercando di fare gli archeologi qui in Puglia, a Manfredonia. Questo è il progetto Siponto. Sipontum esce dal capitolo delle città invisibili con le sue preziose informazioni svelate dalle evidenze archeologiche. Il progetto è complesso perché la città del Medioevo è sotto i campi e sostituita da Manfredonia e complicata da fasi di insediamento successive. Ecco i primi saggi di scavo dell'anfiteatro, dove l'antica masseria e i muri suggeriscono l'ovale del grande edificio. Sovrapponiamo le prospezioni non invasive con le immagini del drone e anche qui l'invisibile inizia ad avere i contorni della visibilità. L'anfiteatro ha lasciato il suo segno da indagare. Nulla è più invisibile ma visibile della basilica paleocristiana dietro alla chiesa di Santa Maria Maggiore, che conserva le strutture scavate del IV secolo, ma l'alzato è una suggestione dell'installazione di Edoardo Tresoldi, rete elettrosaldata leggera come il pensiero che unisce il costruito al sogno e al segno, come Italo Calvino nel suo scritto. Questi sono i materiali degli strati di crollo di alcuni edifici di età medievale che noi abbiamo potuto esporre nel mese e mezzo di scavo della questa prima campagna. E fa molta impressione vedere questa montagna di pietre di varie dimensioni accanto anche alla montagna di terra lì, frutto dello scavo, del lavoro degli archeologi nel corso di 5 settimane più o meno. Questa è la Siponto medievale. Questa è la Siponto medievale che si sviluppa al di sopra della Sipontum romana, in qualche modo cannibalizzandola, perché come sempre accade si riutilizza, si sfruttano i muri come fondazioni e si sviluppa in crescita stratigrafica. E poi c'è anche Manfredonia che ha cannibalizzato la città medievale romana, utilizzando materiali, come peraltro sappiamo anche dai documenti, per costruire le mura e per costruire gli edifici della città fondata da Manfredi nel 1263. Allora, qui su cosa camminiamo mentre andiamo verso lo scalo? Allora, noi siamo qui, in questa zona qui, nei pressi di una ferrovia che è stata realizzata nell'Ottocento ed è una delle prime cicatrici della città. Cioè, quando è stata costruita questa ferrovia che collegava Manfredonia a Foggia, quindi il Gargano al principale nodo ferroviario, si è scavata una trincea che ha tagliato la città, soprattutto nella zona del porto della città romana e medievale. Il porto si sviluppava qui, dovevamo immaginare un paesaggio completamente diverso, un paesaggio fatto di lagune. Dove di... ci sono le case c'era il porto. Diciamo. Dove ci sono le case ora c'era l'acqua, c'era la laguna e c'era il porto. E in questa zona è molto interessante, esattamente al di là di dove siamo noi, la prospezione geofisica ha messo in evidenza le tracce verosimilmente di una chiesa. E questa parte più alta della città, noi ci troviamo in questa zona per intenderci, e quindi la parte settentrionale, la metà a nord del tracciato del Decumano Massimo che attraversava tutta la città di Siponto, questa è l'area in cui si ritiene fosse localizzato l'anfiteatro della città. In realtà non è una supposizione, è una certezza, sappiamo che proprio qui sotto i nostri piedi si trova l'anfiteatro e questa certezza deriva da tre ragioni principali. La prima è perché le strutture, i ruderi di questo monumento erano già visibili ai visitatori, ai viaggiatori del 700, dell'800 che li hanno descritti. La seconda ragione è perché la masseria che vedete qui è stata costruita, adesso andremo a vederla, è stata costruita proprio inglobando parte del muro
dell'anfiteatro, e la terza ragione per cui siamo certi è che le nostre prospezioni geofisiche hanno consentito di individuare le tracce delle altre parti dell'anfiteatro che non sono visibili. Ora andiamo a vedere quello che si conserva e quello che probabilmente già, come dicevo prima, i viaggiatori settecenteschi, ottocenteschi vedevano. Ecco, qui siamo proprio in corrispondenza del tracciato delle mura urbiche di Siponto, le mura che furono edificate già al tempo della fondazione della colonia e che poi hanno chiuso l'estensione della città anche nei secoli successivi. Qui si conserva e si legge ancora molto bene il filare appunto delle mura in grossi blocchi di calcarenite, e come consueto, come spesso si registra nelle città romane, l'anfiteatro sorgeva proprio a ridosso delle mura, in una posizione periferica, ma idonea per ragioni di sicurezza, innanzitutto. Esatto, inglobato all'interno della città, ma in posizione periferica, a ridosso delle mura, dicevo, sia per ragioni di sicurezza, ovviamente, ma anche per essere più facilmente accessibile da quanti raggiungevano Siponto dalle campagne circostanti per assistere agli spettacoli. Questa masseria, di fatto costruita alla fine del Settecento, molto probabilmente, non abbiamo ancora trovato carte che ci aiutino a capire esattamente quando fu costruita, ad ogni modo fu realizzata impostandosi al di sopra delle murature dell'anello esterno dell'anfiteatro, e quindi qui possiamo vedere bene le fondazioni della struttura romana e questo bel paramento in opera reticolata. È proprio sulla base di questo paramento che in letteratura tradizionalmente l'anfiteatro di Siponto è stato datato ad età augustea. Quindi noi vediamo lo scheletro interno, vediamo l'anima in cementizio di questa poderosa muratura che effettivamente ha un andamento curvilineo, si coglie, e che poi diventa, almeno in questo settore che abbiamo indagato finora, il perno intorno al quale poi si riorganizzano gli spazi nel Medioevo, perché le stratigrafie che abbiamo finora esposto in quest'area sono stratigrafie medievali, i materiali sono materiali di XII-XIII secolo, anche frammenti ceramici del XIV secolo, quando in quest'area, su evidentemente i ruderi dell'anfiteatro, si impostarono ambienti, probabilmente case forse unifamiliari. Gli anfiteatri hanno conosciuto sempre, laddove è stato possibile poi anche indagarli in modo scientifico, una vita ben oltre la fine della vita come edificio per spettacolo, conoscendo appunto le occupazioni, gli utilizzi in senso abitativo, in senso religioso, come cava, come luogo per la spoliazione di materiali. Insomma, il nostro anfiteatro potrebbe aver conosciuto una sorte simile, come spazi abitativi o come in questo caso aree perimetrate all'interno delle quali furono realizzate delle fosse per il grano o delle cisterne. Questa è una in corso di scavo, peraltro presenta appunto scavata nel terreno, interamente nel terreno, ma rivestita, accuratamente rivestita di pietre. E lo scavo all'interno di queste strutture è peraltro uno scavo che per noi è sempre prezioso, perché sono contesti tutto sommato sigillati. Sono estremamente utili perché chiaramente attraverso poi la flottazione possiamo recuperare tracce di semi, quindi di resti botanici, archeobotanici, faunistici. Talvolta fosse o cisterne dismesse venivano utilizzate come immondezzai, e quindi anche in quei casi sono particolarmente preziosi, perché si recuperano materiali ceramici, ma non solo, pressoché integri talvolta. Stiamo scavando una porzione dell'abitato medievale di Siponto che si è impiantato sulle stratigrafie di età alto medievale, tardo antica e di età romana. Qui sono su una strada
di età medievale che era realizzata in coccio pesto, qui si vede un lembo conservato, e che correva appunto intorno a questa abitazione. Anche qui abbiamo una viabilità interna e qui siamo esattamente dove lei, siamo esattamente a metà dell'insula che era grande 40 per 90 metri. E probabilmente poi questa strada in età tarda è stata invasa, è stata cannibalizzata con la realizzazione di pozzi e di altre strutture, ed è ben leggibile anche in quest'altro angolo. E la cosa molto interessante è che la viabilità medievale, che è questa, la viabilità medievale ricalca perfettamente la viabilità di età romana. Qui potete vedere un altro lembo di questa viabilità di età medievale. Qui siamo appunto in corrispondenza di uno dei decumani della città romana. Quindi l'impressione, e anche in qualche modo la sorpresa, è che le strade siano cresciute con il tempo, ma l'orientamento e quindi l'impianto ortogonale di questo isolato, di questa insula, si sia mantenuta nel tempo, a differenza invece della struttura urbanistica dell'altro versante della città, quello che si sviluppa a nord della statale, che invece presenta, sulla base delle prospezioni geofisiche, un impianto urbanistico decisamente irregolare, in cui la frequentazione di età medievale ha stravolto quasi completamente l'impianto ortogonale della città romana, con la costruzione di vie, viuzze, una viabilità che ha cambiato completamente gli assetti. Proprio in questo momento stanno venendo alla luce alcuni, sono quattro vasi conservati, sono quattro piccole ciotole, molto probabilmente monoporzione, e questo ambiente abbiamo cominciato a scavarlo solo da pochi giorni, quindi siamo ancora sulle fasi, stiamo asportando gli strati di crollo, quindi siamo ancora su fasi molto alte, però già sta restituendo molta ceramica, vetri, e questa particolare concentrazione fa pensare che questo vano fosse adibito a cucina o a magazzino, a deposito, mentre qui in altri punti nel cuore, nella parte centrale di questa abitazione, abbiamo individuato un pozzo che abbiamo parzialmente indagato, che si è ben conservato e che presenta tutto lo strato di rivestimento, e che doveva ovviamente captare l'acqua di falda. Lo scavo di Siponto ha anche una finalità didattica importante, la possibilità di avere un cantiere di scavo sul quale possano svolgere le attività di formazione professionale sia gli studenti dei primi anni del triennio, sia gli studenti della magistrale, ma anche dottorandi e specializzandi, quindi a vari livelli della loro formazione come archeologi. E questo è un aspetto molto importante, perché la formazione sul campo, in laboratorio, nelle università va decisamente potenziata se vogliamo formare degli archeologi pronti poi a svolgere la professione in tutti i settori, in tutti i campi. La dimestichezza con una stratigrafia complessa come quella di una città come Siponto rappresenta una palestra decisamente importante, decisamente in grado di consentire a chiunque di confrontarsi con le fasi tardomedievali, con le fasi altomedievali, tardoantiche, romano-imperiali, romano-repubblicane, quindi di avere anche una possibilità di confrontarsi con tecniche costruttive, materiali, strati, sequenze molto complesse.